Bene, presentiamo adesso gli avvisi, eccoli qua. Abbiamo avviso di chiamata, avvisi dalla batteria, segnale orario e avverti se BT si connette e disconnette. Avviso di chiamata, la prima cosa che vi devo dire è che a partire da Android 9 Google ha rimosso i permessi necessari per sapere chi ci sta chiamando, loro dicono per ragioni di privacy. Va bene. Proverò a crederci. Quindi vuol dire che da Android 9 in poi non è più possibile utilizzare questa funzione. Viene detto chiaramente, come vedete, nelle didascalie. E quindi io in realtà ho trovato un workaround, visto che nel mio lettore di notifiche ci sono delle app telefoniche che notificano chi ci sta chiamando ed è possibile quindi utilizzare quelle per sapere chi ci sta chiamando. Non tutti i telefoni danno questa possibilità, per esempio Samsung non la dà per niente, comunque è un workaround che può funzionare su un certo numero di smartphone, e quindi se siete interessati, avete Android 9, potete provare a vedere se questo mio workaround funziona. In tal caso vi rimando al video YouTube A1. Un'altra cosa da dire è che l'avviso di chiamata può non funzionare su certi auricolari, su certe cuffiette Bluetooth, perché in tal caso alcuni di questi hanno un circuito di suoneria proprietario e quindi non è possibile raggiungere il canale audio interno di queste cuffiette e quindi non si può in alcuna maniera mandare l'avviso di chiamata. Questo lo dico perché alcuni utenti si sono lamentati, nonostante abbia messo in chiaro la leggenda, potete leggerla qui sotto nella seconda parte. Fateci caso e attenzione, purtroppo questo non si può fare. Bene, proseguiamo sull'avviso di chiamata, qualora sia possibile farlo, ecco da questa sezione. Ho dato comunque la possibilità, proprio per come workaround al fatto che su certe cuffiette non si può sapere chi si sta chiamando, di mandarlo comunque su altoparlante. Se attivate questa opzione, verrà detto, oltre che nella cuffietta, che non sarà possibile farlo, almeno sull'altoparlante dove sarà possibile sentirlo. Ecco, è possibile cambiare il testo di avviso. Notare che se ci sarà di mezzo il workaround dovete utilizzare un'altra metodologia che viene spiegata nel video 1. Ecco, qui potete scegliere se con title è la chiamata classica, se no potete, qui è il contatto, ecco, contact number, ecco potete vedere, se no potete mettere il no number, ovviamente in sostituzione al title, e in questo caso vi verrà detto solo il nome e non il numero. Ecco. Dopodiché è possibile selezionare il numero di ripetizioni dell'avviso di chiamata. Ecco da qui. Notare che è il numero di avvisi per chiamata più che per ripetizioni. Ecco, quindi 1 sta per lo dico una volta, 2 due volte, eccetera, eccetera. Avvisi dalla batteria, è possibile impostare avvisi dalla batteria quando va sotto una certa soglia, quando va sopra una certa soglia, e è possibile associare un testo sia un caso che all'altro. Come vedete, charge, quando userete la parola chiave charge, qui verrà detto livello di carica è 90%. Temp ci può dire anche la temperatura, sia in gradi Celsius che in gradi Fahrenheit, il voltage, il volt della batteria, e lo status è di carica, non carica, eccetera, e così via. Ecco. Questo è possibile farlo sia per il testo di batteria carica che per il testo di batteria scarica. Poi un altro avviso è il segnale orario, è possibile impostare segnale orario ogni 5, 10, 15, 20, 30, 60 minuti, è il formato che si può leggere da 12 ore o da 24. Ecco, il testo lo possiamo mettere qua e qui possiamo metterci eventualmente anche la data se vogliamo. Ok. Infine l'avviso avverti se il BT si connette o si disconnette, e qui possiamo decidere per esempio di metterlo solo quando si abilita e non quando si disabilita, e poi possiamo mettere BT device
è il nome del device. Vale un testo per la connessione, un testo per la disconnessione.